Tra i protagonisti della fiera millenaria anche il parmigiano reggiano, un'occasione per fare il punto sul settore. Come sta andando il settore parmigiano reggiano? Ma il parmigiano reggiano sta attraversando un periodo un po' particolare rispetto agli ultimi 6 anni. Perché? Perché nel 2023 sta entrando sul mercato la più grande produzione della storia del parmigiano reggiano, quella del 2021, dove siamo passati rispetto al 20 da 3.950.000 forme a 4.091.000 forme, quindi stiamo parlando di quasi 150.000 forme in più in un anno rispetto a un altro, in un periodo dove i cittadini tutti hanno calato pesantemente la loro capacità di spesa a causa in modo particolare dell'aumento dei tassi che le banche centrali hanno praticato. Ciò nonostante, il parmigiano reggiano sta a livello di volumi performando positivamente, quindi rispetto all'anno precedente stiamo aumentando le quote di mercato, stiamo parlando nell'anno 2023 da gennaio a luglio rispetto all'anno precedente quasi un più 3% in volume, ma non è sufficiente perché l'aumento produttivo di qui sopra vuol dire un più 5%, quindi stiamo facendo tanto ma non stiamo facendo abbastanza. Obiettivo del 2024 quindi tornare in equilibrio, ma non dovrebbe essere difficile visto che nel 2022 si è prodotto un meno 5%, questo dovrebbe aiutare a compensare. A Gonzaga un momento importante con la rassegna dei caseifici parmigiano reggiano dell'Oltrepò Mantovano. È molto importante sottolineare che non esiste un parmigiano reggiano, esistono tante tipologie di parmigiano reggiano e Mantova esprime veramente tante caratteristiche assolutamente distintive. Ecco perché è stato fatto il palio tra i caseifici mantovani, quindi andremo ad eleggere chi ha vinto il palio da un punto di vista organolettico, e questo non solo mette un po' di sale, un po' di pepe tra noi produttori, perché insomma in realtà ci piace competere un po' tra di noi, ma anche pone l'accento sui cittadini che si possono avere parmigiano reggiano differenti pur rimanendo all'interno del disciplinare, e quindi ecco perché ci si affeziona a una matricola e a un caseificio, perché gli aromi, i profumi, i sapori che si trovano in quella matricola non si trovano in un'altra. Poi c'è un altro aspetto, che andare a comprare il parmigiano reggiano direttamente al caseificio, c'è un rapporto umano che è uno degli elementi fondamentali della nostra comunità. In fiera poi, come da tradizione, è stato eletto il vincitore del palio dei caseifici mantovani. Ha vinto il campione 614 al primo assaggio, che poi è diventato campione D al secondo assaggio, che vorrei che chiamassi tu, Lorenzo. È troppo lungo, dico il nome, Cappucci Alessandro! Agricola Moliente Femmine! Eccolo qua, Cappucci Alessandro, azienda agricola. Agricola Moliente. Agricola Moliente. Dov'è? Abbiamo puntato sul nostro spaccio di vendita, dove oltre al parmigiano di nostra produzione abbiamo anche tanti altri prodotti di alta qualità, dalle mostarde, marmellate, confetture, miele e vini. Che significato ha questo primo posto per voi? Ma devo essere sincero, era inaspettato comunque, ecco, perché in provincia di Mantova ci sono tanti caseifici e che lavorano tutti molto molto bene, con degli standard molto elevati di qualità, e quindi siamo doppiamente contenti.